Il 1008p ha due tasti, uno a destra che serve per avviare Windows in modo tradizionale e due a sinistra che durante le operazioni con Windows avviato servono per attivare o disattivare il touchpad e regolare il SuperiPad Engine, e a netbook spento come adesso servono per avviare Express Gate. Io adesso premo il tasto di Express Gate ed ecco che parte. Adesso possiamo scegliere una delle opzioni: Skype, chat, photo manager, online gaming, web. Facciamo il web. Questo è un sistema operativo che si affianca a Windows e serve appunto per fare queste cose che avete visto, non fa molto di più. Adesso credo che devo configurare la wireless, no, ecco, già configurata. Giriamo un attimo su, non so, facciamo un giro in rete. Come vedete la risoluzione non è la 1024x600 standard, non si può neanche regolare. Vediamo la home Asus. Altissimo. In questa modalità funzionano anche i tasti di classici di Windows, i tasti funzione come quello per abbassare il volume, regolare la luminosità e via dicendo. Come vedete i video funzionano, adesso spero di aver abbassato il volume perché è veramente altissimo. Beh, il video YouTube funzionano. Per far vedere le opzioni di configurazione, pochissime opzioni di configurazione, ovviamente si può avviare anche Skype, chat, visualizzatore di immagini. Ecco qua il pannello di configurazione, zoom un attimo così si vede meglio. Eccoci qua, data e ora, lingua inserimento, lingua tastiera dove c'è anche l'italiano, stazione della launch bar, della barra sotto, la rete dove si può configurare la wireless, la rete cablata o la DSL. Io sono connesso tramite wireless adesso. Impostazioni schermo, dove si può sfruttare soltanto il tema, è l'unico disponibile, non si può regolare la risoluzione, controllo volume, poco altro. Fatto questo, qua sotto ci sono altre impostazioni per regolare la batteria, il comportamento durante la batteria, la calibrazione della webcam ed altre cose. Ecco, adesso cerca di bloccare regolare la webcam, che premendo questo tasto poi qua in fondo, adesso ve lo faccio vedere, eccolo qua, questo tasto qua in fondo permette di avviare Windows o spegnere la macchina. Lo facciamo, avvia Windows. La classica procedura di avvio di Windows 7.